but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt. Amici di Strade d'Abruzzo, buongiorno. Oggi vi faremo vedere con Marta Bastianelli, la campionessa europea. Ciao Marta, ciao, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Il percorso del campionato italiano assoluto femminile che partirà da qui, dalla piazza di Notaresco, domenica 28 luglio. 8 giri di un circuito che tra un po' andremo a vedere per un bellissimo campionato italiano. Sì, ciao a tutti, sicuramente sarà una bellissima manifestazione, ci auguriamo che possa andare tutto al meglio, visto che insomma organizza la mia famiglia, Ferro Metal, e tutti i nostri sponsor che ringraziamo per averci sostenuto. E sarà, mi auguro, una bellissima giornata. Adesso andremo a visionare il percorso e a scoprire un po' queste strade. 8 giri, 140 km, percorso impegnativo, su misura per Marta Bastianelli. Sì, diciamo che sarà un percorso secondo me che si farà impegnativo proprio per la distanza e per il chilometraggio, perché comunque il 28 luglio ci aspettiamo anche una giornata di sole bella calda. La nostra partenza sarà all'intorno alle 14, quindi comunque un orario proprio di punta. Ci sarà questa salita di 1,4 km che adesso andiamo a vedere, e poi ci sarà uno strappo finale che è un po' una sorpresa. Allora, noi siamo curiosi di questa sorpresa, ma noi Marta Bastianelli la chiamiamo la vincitrice del Giro delle Fiandre o la campionessa europea? Come ti piace di più? Ma indifferente, preferisco la vincitrice del Giro delle Fiandre, visto che le europee adesso si ridisputeranno ad agosto, quindi non sappiamo se questa maglia la posso mantenere o no, e per cui mi accontento del Giro delle Fiandre intanto. Magari pensando allo Yorkshire, ma non lo diciamo ad alta voce. Andiamo a vedere allora il percorso del campionato italiano con Settimio Berardinelli, ciao Settimio, e con Alberto Capo. Ciao Alberto, andiamo. She's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back, back for seconds. With your play, you just can't help it. No, no, you'll play along, let her lead you on. Dopo il tratto di trasferimento dalla statale che porta a direzione Teramo, abbiamo svoltato a sinistra e inizia il circuito del campionato italiano. Marta, allora che circuito è? Sì, allora sarà un circuito leggermente ondulato, un circuito che purtroppo è tutto al sole, quindi per questo che, come abbiamo già detto, sarà impegnativo anche visto l'orario di partenza. E, le strade sono abbastanza ampie, dovrebbero comunque appunto rifare tutto il malto statale. Quindi c'è... Anche perché abbiamo visto che a Notaresco è già tutto perfetto. Sì, sì, appunto, noi ci hanno, insomma, la provincia penso e spero che ci aiuterà in questo, e dopodiché insomma scopriremo un po' come sarà. Sarà un circuito ondulato, 8 giri e poi la salita che andremo a vedere, la salita finale che probabilmente farà la selezione. Con una sorpresa, ce l'aveva lo strappetto Marta? Sì, vediamo. Lo strappetto all'11%. Intanto iniziamo il circuito, venite. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back, back for seconds. With your play, you just can't help it. No, no,
you'll play along, let her lead you on, you'll be saying no, no, then saying yes, 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 cause she messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho, at night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. And the day abbiamo fatto la prima parte del circuito, Marta, questa è la rotatoria, a destra si sale verso Atri, noi andremo a sinistra per tornare sulla statale e completare il circuito con la salita che poi andremo a vedere. Circuito molto ondulato, strade larghe, asfalto da rifare, ma noi sappiamo che la provincia rispetterà quello che è doveroso per il campionato italiano. E, insomma, che circuito è, Marta? Sì, appunto, come abbiamo detto, un circuito ondulato, le strade sono abbastanza ampie, quindi comunque non troppo pericolose, a parte ecco, l'asfalto, ma ci auguriamo che la provincia ci dia una grande mano. E dopodiché ci sarà sicuramente vento che questo potrà anche un po' condizionare la gara. E, sicuramente sarà una parte del circuito dove sarà condizionata da numerose fughe. Ecco, numerose fughe, hai detto bene, fattore vento, qui a luglio nel pomeriggio il vento che spira dal mare potrebbe creare non pochi problemi. Eh sì, questo qui è un fattore comunque da tenere in considerazione, perché per una fuga solitaria sarà difficile arrivare all'arrivo da soli, ma potrebbe essere da arrivo in un gruppo ristretto con la salita finale che può fare la differenza. E che noi ora andremo a vedere, quindi andiamo alla base. Abbiamo fatto circa 13 km del circuito, tanti saliscendi, Marta, ma ora il momento decisivo. Da qui, da questo bivio, inizia la salita. Sì, abbiamo fatto questa prima parte di circuito che è leggermente ondulata e una parte di circuito molto tranquilla. Adesso inizia da qui la salita, 1,4 km di salita molto regolare e che poi scollina a 3,5 km dall'arrivo. Per gli ultimi due giri, come poi possiamo vedere, ci sarà una piccola sorpresa, nel senso che faremo uno strappo che sarà di 300 metri circa all'11%. Insomma, quindi una salita comunque impegnativa. Secondo te, Marta, quando si deciderà il campionato italiano? Su quello strappo o prima? Secondo me sarà un campionato italiano dettato da molte fughe, come accade in ogni campionato italiano. La salita potrebbe essere una parte la quale può portare via qualche fuga, ma anche la prima parte di circuito, l'altra parte che è appunto abbastanza ondulata, ci può portare a far uscire una fuga, quindi staremo a vedere. Allora, noi andiamo a vedere la salita, andiamo a vedere intanto la salita, quella di classica di tutti i giri, e poi daremo uno sguardo a questo strappo con pendenze dell'11%. She's sweet but a psycho, a little bit psycho, at night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though, at night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she a blessing, she'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds, with your play, you just can't help it, no. You'll be saying no, no, then saying yes, yes,
cause she messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Grab a cop gun, kinda crazy, she's poison but tasty. Potions, she kiss your neck with no emotion. When she's mean, you know you love it. Cause she tastes so sweet, don't sugarcoat it. No, no, you'll play along, let her lead you on. You'll be saying no, 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 then saying yes, 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 cause she messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit. But tasty, yeah, people say run, don't walk away. Cause she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. You're just like me, you're in mind. E noi siamo arrivati a Castelnuovo, nella zona d'arrivo del campionato italiano. Marta, intanto commentiamo la salita che abbiamo visto, 1,4 km circa, pendenza tra il 5 e il 6%. Sì, appunto, come abbiamo visto, una salita non troppo impegnativa e una salita regolare che probabilmente si potrà fare anche con il 53. Diciamo che sicuramente ripetuta 8 volte sarà poi una salita che si farà impegnativa, quindi cercheremo di valutarla nel migliore dei modi. Questa è la zona di arrivo, dalla salita da qui ci sono 3 km circa e mezzo, la discesa è abbastanza tranquilla, l'arrivo tende a salire, probabilmente in quell'orario ci sarà il vento contrario. Vento contrario, ma il 28 luglio intorno alle 14 la partenza, ci saranno anche tanti gradi di temperatura. Sì, è per quello che dicevo che il percorso di per sé non è impegnativo, ma poi lo farà sia la strada che la temperatura e tutto il resto, quindi ci aspettiamo comunque un circuito che poi diventerà impegnativo per il finale. Circuito che noi abbiamo visto interamente, ma Marta, mi facevi notare durante la salita che c'era uno strappo abbastanza impegnativo che voi farete come variante negli ultimi 2 giri. Sì, ci sarà questo strappo di 300 metri, lì le ammiraglie non potranno salire, ci sarà un cambio ruote in moto e lo ripeteremo per 2 volte negli ultimi 2 giri, sicuramente potrebbe fare un po' la differenza. Allora io ti voglio sfidare e ti dico torniamo indietro e andiamo a provare questo strappo, ci fai? Ok. Vai. Andiamo allo strappo all'11%, però scherzo, non sfido la campionessa. E noi dall'arrivo, come promesso, siamo tornati indietro, questa è la salita della Cappelletta, no Marta? Pendenza intorno all'11%, si farà questo giro per 2 volte, gli ultimi 2 giri. Sì, questo strappo, nominato proprio lo strappo della Cappelletta di Guardia Vomano, si farà per 2 volte negli ultimi 2 giri e questo sarà uno strappo che secondo me potrebbe fare la differenza. Quindi 6 giri di questa salita che vi abbiamo fatto vedere prima, gli ultimi 2 passaggi non si farà la salita che abbiamo fatto, ma si farà questo strappo che ora andremo a vedere. Sì, esatto, proprio così. Qui ci sarà l'attacco di Marta Bastianelli all'ultimo giro? Chi lo sa, vediamo un po' cosa succede. Ma ti posso sfidare piano piano. Ci proviamo. Dai, proviamo, andiamo a fare questo strappo. But they see people say run, don't walk away. Cause she's sweet.
Marta, lo so che tu ci vuoi bene e ci avevi detto strappo all'11%, ma in realtà i nostri computerini segnavano il 16% di pendenza. Bisogna sempre creare un'atmosfera tranquilla. Strappo molto impegnativo. Diciamo che la percentuale media è l'11% e ci sono anche punte del 16%, quindi facendo poi una media totale più o meno siamo intorno all'11%, 12%, massimo 15%, però poi dopo con lo piccolo, questo 50 metri di scollinamento finale, insomma, la pendenza ovviamente, la media della pendenza diminuisce, però è un bellissimo strappo molto impegnativo, si farà due volte. Negli ultimi due giri. Sì, negli ultimi due giri che poi saranno quelli, secondo me, decisivi. Lo abbiamo già visto prima, questa parte finale della salita classica, dove probabilmente con lo sforzo di questo strappo chi ha le gambe, cioè Marta Bastianelli, qui può fare la differenza. Diciamo che secondo me questi ultimi due giri, piuttosto che lo strappo, si farà sentire di più questa parte di salita. Ricordiamo però che lo strappo è una strada molto stretta e già per prendere lo strappo si farà comunque gli ultimi due chilometri del circuito, si faranno comunque a velocità abbastanza elevate per prendere lo strappo davanti, e quindi veniamo da una velocità elevata dal circuito per prendere lo strappo davanti. Sicuramente lo strappo si farà forte, altrimenti abbiamo visto che è molto impegnativo questa parte finale, quindi nel complesso questi ultimi due giri saranno secondo me veramente impegnativi e decisivi. Marta, in bocca al lupo, l'appuntamento per tutti gli amanti del ciclismo abruzzese e non solo è da Notaresco, poi Guardia Vomano, il circuito che assegnerà la maglia tricolore, campionato italiano assoluto femminile, con Marta Bastianelli naturalmente favorita numero uno, ma con tanto, anzi tantissimo spettacolo assicurato. Grazie a Marta Bastianelli. Grazie. Ma non finisce qui perché abbiamo una sorpresa. Marta, conosci Adriano De Patre? Mi sembra di averlo sentito. Presidente del comitato organizzatore che abbiamo intravisto e che ora andremo ad ascoltare. Adriano De Patre, presidente del comitato organizzatore, 28 luglio, grande ciclismo in Abruzzo, si assegnerà qui su questo circuito la maglia tricolore femminile. Ok, è arrivato il momento, tutto pronto, adesso siamo gli ultimi preparativi e speriamo che tutto vada per il verso giusto. Mi levi i sogni dalla bocca, se si può dire, porterai anche il mondiale in futuro? No, prima del mondiale, come tu sai, si fa l'europeo. Allora porterai l'europeo. Se non riusciamo a coinvolgere l'Abruzzo veramente, non è detto che non si possa fare l'europeo. Caro, l'europeo sono per tutte le categorie, è una cosa molto complessa, ma non è detto che l'Abruzzo è un grande ciclismo, l'Abruzzo è fortissimo, forte e gentile. È un sogno, tante volte i sogni si avverano. Allora.